Serata da Oscar ieri al Teatro Petruzzelli di Bari per il Bifest, testimonial d'eccezione il regista Paolo Sorrentino che ha ricevuto il premio intitolato a Federico Fellini. C'era per noi Gianni Giampietro. Quello di ieri è stato il giorno di Paolo Sorrentino che in mattinata ha riempito il Petruzzelli con una magistrale lezione di cinema e che in serata ha ricevuto il Fellini Platinum Award dalle mani di Valeria Golino. Un riconoscimento che rafforza il legame speciale fra la città di Bari e il premio Oscar, che già nel 2009 si aggiudicò la prima edizione del festival con il film Il Divo. Sono venuto varie volte a Bari e laudo a Dio, è un formidabile padrone di casa in questi casi, nonché grande organizzatore di festival e di eventi, e quindi è doveroso venire. Molti applausi per l'anteprima del Sede della Felicità, film lieve e rocambolesco in un Triveneto popolato da orsi e cinghiali. L'ultimo lavoro di Carlo Mazzacurati, prematuramente scomparso 3 mesi fa. Il ricordo di uno dei suoi attori preferiti, Giuseppe Battistone. Carlo amava mettere parecchi indizi della sua personalità all'interno dei suoi film. Mi ha fatto l'immenso dono della sua amicizia, e ho potuto scoprirne tanti di questi lati. Presentato in concorso anche Anita B. di Roberto Faenza, storia di un adolescente sopravvissuto all'Olocausto e che si trova però a fare i conti con un nuovo muro fatto di silenzio e di rimozione del passato. Cosa le è rimasto di questo film di Faenza? Mi è rimasto un grande senso di memoria, forse questa è la parola più giusta, perché io, non avendo parenti che hanno subito l'Olocausto, non conoscevo così profondamente questi sentimenti.